Buonasera a tutti, siamo arrivati alla quarta puntata del ciclo di conferenze sull'evoluzione dell'uomo. Ovviamente siamo partiti da Darwin e la teoria dell'evoluzione, poi siamo arrivati a pensare all'origine dell'uomo e abbiamo fatto un viaggio lungo 6 milioni di anni nella nostra culla, la culla africana, perché in effetti noi siamo tutti africani. Abbiamo parlato nel terzo incontro dell'uomo di Neanderthal e non solo, abbiamo capito come il Neanderthal sia in effetti originato da una specie precedente, anche questa nata in Africa e poi che si è diffusa in tutta l'Eurasia. Oggi parliamo di noi stessi, insomma di Homo sapiens, e lo facciamo con Antonio Proficco, che è ricercatore presso l'Università di Pisa e che è specializzato appunto in questo campo particolare. Bene, io do la parola ad Antonio. Ah, volevo ricordare un'altra cosa: oggi è una data molto, molto importante. È molto importante il 24 novembre perché? Perché il 24 novembre del 1859 fu pubblicata per la prima volta L'origine delle specie, quindi di Darwin. Quindi insomma è una data storica. Poi il 24 novembre del 1974 è stata scoperta la famosissima Lucy in Africa, nel triangolo di Afar. Quindi è una data veramente importantissima. Ci sarebbe un'altra cosa, ma non si può dire, nel senso che oggi è nato anche il coordinatore della scuola di paleoantropologia di Perugia il 24 novembre, il professor Marco Herin, per cui ci fa piacere anche ricordare questo. E ora lascio la parola appunto ad Antonio, che ci illustrerà proprio noi stessi, la nostra specie. Grazie. Buonasera a tutti e grazie Guido per questa introduzione. Oggi parleremo un po' della nostra specie, del genere umano anche. Noi, il genere umano è in viaggio da circa 2 milioni di anni e questo viaggio è iniziato in Africa. Vedremo anche come invece la storia della nostra specie, di Homo sapiens, di cui tutti noi siamo rappresentanti, è cominciata anch'essa in Africa all'incirca tra i 200 e i 250.000 anni fa. Ora quando parliamo di evoluzione umana facciamo riferimento soprattutto a una serie di tecniche che possiamo utilizzare, a un approccio multidisciplinare, come si suol dire. E infatti possiamo vedere in questa slide diverse applicazioni che noi oggi applichiamo per lo studio dei reperti fossili umani. Per esempio qui sulla sinistra possiamo vedere una doppia elica DNA e questo poi rappresenta tutti quegli studi di antropologia molecolare. Oggi siamo in grado di estrarre il DNA da reperti fossili umani e non, e quindi possiamo avere un'informazione molto dettagliata sulla storia evolutiva della nostra specie e delle altre specie del genere umano. Poi ci sono anche altri tipi di applicazione che prendono in prestito delle tecniche comunemente utilizzate in medicina, come per esempio la TAC medicale, la tomografia computerizzata. Tramite questo strumento noi possiamo adesso definire, acquisire in grande dettaglio l'anatomia dei reperti fossili, possiamo indagare le strutture interne, addirittura possiamo cercare di ricreare la forma del cervello. Questo è viene definito un calco endocraniale e questo è di un fossile neandertaliano, per esempio. Inoltre, ora abbiamo anche, grazie anche all'innovazione in campo computazionale, possiamo anche ricostruire il clima del passato. Possiamo arrivare fino a 3 milioni di anni e in questo modo possiamo anche ricostruire il paleambiente
delle specie fossili umane. E poi ovviamente ci sono anche altre tipologie di applicazioni, come per esempio lo studio dei manufatti litici. Quello in basso a destra è un bellissimo bifacciale in cui potete notare come al centro è presente una conchiglia. Questo manufatto litico è datato a circa 500.000 anni fa, e la presenza di questa conchiglia sicuramente è sicuramente intenzionale. Quindi anche dal record dei manufatti litici possiamo anche dare delle informazioni anche di tipo culturale. Prima di iniziare in dettaglio con la storia evolutiva della nostra specie, possiamo fare un po' un riassunto delle puntate precedenti. Infatti, noi possiamo rappresentare la storia del genere Homo, ma anche la storia dell'Hominoidea. L'Hominoidea sono una superfamiglia che include noi, come Homo sapiens, e altri primati che sono molto simili a noi e molto vicini da un punto di vista evolutivo. E quindi ci riferiamo per esempio allo scimpanzé, al gorilla, all'orango, ai gibboni. E possiamo vedere in questo ramo, in questo gruppo, qui in questa immagine a sinistra, che in realtà l'evoluzione dei primati e l'evoluzione del genere Homo assomigli molto a un ramo, a delle ramificazioni. E tramite delle tecniche, tramite le datazioni e l'utilizzo anche dell'antropologia molecolare, possiamo anche riuscire a risalire all'origine delle varie ramificazioni riportate in questa figura. E per esempio noi sappiamo che la distanza evolutiva tra noi e lo scimpanzé è di circa 6 milioni di anni e via via possiamo andare indietro nel tempo. E però possiamo anche fare uno zoom, guardare da vicino cosa è successo all'interno del genere Homo, e quindi poi passiamo per esempio a questo grafico qui sulla destra. Notate bene che in tutte queste rappresentazioni c'è sempre un asse che rappresenta il tempo, perché il tempo è una variabile fondamentale quando parliamo di evoluzione e quando parliamo di evoluzione umana. Qui possiamo notare, qui a destra, in questo grafico, come ci siano vissute negli ultimi 2 milioni di anni diverse specie sulla linea evolutiva umana. E al tempo stesso, per esempio, in uno stesso periodo di tempo, diverse specie hanno vissuto negli stessi ambienti o in posti un po' più lontani. Quindi quando pensiamo all'evoluzione umana non dobbiamo pensare come una successione, come una come una scala quasi a rincorrere la perfezione. No, nel passato sono vissute diverse specie umane, ognuna di queste era perfettamente adattata all'ambiente e poi in un contesto evolutivo si sono estinte, perché questo è un po' il destino di tutte le specie. Le specie da un certo punto sono destinate all'estinzione. Ma se noi ci potremmo domandare cos'è che ci rende umani, perché siamo diversi dalle altre specie umane fossili, potremmo trovare diverse risposte, potremmo rispondere in diversi modi. Per esempio potremmo dire che noi abbiamo un cervello molto grande, siamo molto più encefalizzati rispetto per esempio a uno scimpanzé. Immaginate che il cervello di uno scimpanzé, il volume è di circa 400 centimetri cubici, poco meno di questa bottiglietta d'acqua, mentre nella nostra specie è 1400, quindi è 3 volte tanto. Il cervello è una struttura altamente dispendiosa da un punto di vista energetico, quindi nel corso dell'evoluzione umana sicuramente l'evoluzione di un cervello sempre più grande ha avuto un successo evolutivo. Ma da questo punto di vista non siamo speciali e non siamo i soli. Anche l'evoluzione per esempio degli uccelli, a partire da un gruppo di dinosauri, è caratterizzato anch'esso dall'evoluzione sempre
l'evoluzione di un cervello sempre più grande. E abbiamo cominciato a chiederci cos'è che ci rende umani. Beh, quindi abbiamo detto il cervello, poi un'altra cosa molto importante invece è il bipedismo, perché rispetto agli altri primati della nostra stessa superfamiglia, noi camminiamo, ci muoviamo su due zampe, sulle nostre gambe. E per fortuna ci sono delle evidenze anche di quando è iniziato il bipedismo e quando si è evoluto. Per esempio qui sulla destra, queste sono le impronte di Laetoli, in cui sono rimaste le tracce del passaggio di un gruppo di ominidi. E vedremo poi in seguito in questa serata anche i problemi relativi a questi due fenomeni, la presenza di un cervello molto grande e il bipedismo, e il cosiddetto dilemma ostetrico, e vedremo di cosa si tratta e perché è così importante anche nell'evoluzione dell'uomo. Quindi in questa prima parte di questa presentazione vedremo un po' cos'è che ci rende così speciali e se effettivamente abbiamo qualcosa di speciale rispetto alle altre specie umane. E possiamo cercare di trovare le definizioni per definire cos'è la nostra specie. Questa è una bellissima definizione in un libro di Desmond Morris, La scimmia nuda. Lui, da zoologo, ha dato questa definizione. Esistono 193 specie viventi di scimmia con coda e senza coda. Di queste, 192 sono coperte di pelo. L'eccezione è costituita da uno scimmione nudo che si è autochiamato Homo sapiens. Il libro inizia in questo modo ed è uno studio zoologico sull'animale uomo. È molto bello e un po' descrive alcune caratteristiche della nostra specie. Perché questa definizione? Perché una particolarità della nostra specie è anche il pensiero simbolico. Noi abbiamo la coscienza di noi stessi, noi riusciamo attraverso il linguaggio, attraverso elementi astratti, a riferirci per esempio a cose pratiche. Possiamo anche combinare diversi elementi astratti per costruire un terzo elemento. Quindi questo è un punto di vista molto, molto interessante, appunto dal libro La scimmia nuda di Desmond Morris. Ma torniamo un po' invece al lavoro del paleantropologo. Vediamo cos'è che ci differenzia per esempio dall'uomo di Neanderthal. Quando parliamo di specie, usiamo sempre questa notazione Homo sapiens, nel nostro caso Homo neanderthalensis. E la presenza della prima parola Homo in comune tra noi e Neanderthal già ci racconta un pezzo di storia. Significa che noi siamo molto simili ai Neanderthal perché apparteniamo allo stesso genere. E una delle caratteristiche sicuramente principali di Homo sapiens è la presenza di un cranio molto particolare. Il nostro cranio è corto e alto, possiamo anche accorgerci guardandoci un po' in questa stanza, e vediamo come noi abbiamo un cranio quindi corto, alto, la fronte è molto alta, quasi bombata, e la nostra faccia è piatta. E questo da un punto di vista anatomico è una differenza enorme rispetto per esempio ad altre specie umane. Guardiamo per esempio il Neanderthal, che lui, il Neanderthal, possiede un cranio molto voluminoso, con un cervello addirittura più grande del nostro. Se nei Homo sapiens parliamo di 1400 centimetri cubici, per il Neanderthal parliamo di 1500 e in alcuni casi anche fino a 1700. Quindi era un cranio molto voluminoso con un cervello molto grande. Però la cosa principale è da notare come il cranio sia allungato in senso antero-posteriore, quasi come un pallone da rugby. Poi c'è una sovrastruttura sopra le orbite che si chiama toro sovraorbitario, e vedremo anche perché è importante. Altri aspetti un po' interessanti, per esempio, è la faccia, che è completamente differente, è molto più grande,
si chiama prognatismo mediofacciale, significa semplicemente che la faccia è spostata in avanti, e questo ci dice tanto anche su, ci dà delle informazioni sull'ambiente dove il Neanderthal ha vissuto e i suoi adattamenti ai climi molto più, a un clima freddo. Però non è soltanto il cranio, noi potremmo analizzare qualsiasi parte del nostro scheletro, lo possiamo comparare con quello del Neanderthal e troviamo delle differenze. Per esempio qui, in queste due figure, potete notare come l'aspetto del Neanderthal fosse molto più tozzo, se prestiamo attenzione alle proporzioni corporee, per esempio alla lunghezza delle braccia e degli arti inferiori. Qualche volta possiamo, come ho detto prima all'inizio, oggi studiare i fossili consiste in un approccio multidisciplinare. Tramite le tecniche che noi utilizziamo oggi possiamo per esempio prendere in prestito delle tecniche dalla medicina o dall'ingegneria o dalla statistica per utilizzare un approccio che riesca in qualche modo a ottenere molte informazioni. E una cosa molto interessante, per esempio, è capire la ragione evolutiva di certe strutture. Perché abbiamo un cervello grande, perché noi non abbiamo la faccia piatta, o per esempio, come in questo caso, perché noi non abbiamo un toro sovraorbitario. Questa è una domanda molto, molto interessante, perché questa sovrastruttura, che è presente in tutte le specie umane, è una regione di raccordo tra la faccia e il neurocranio, la scatola cranica. E dalla morfologia di questa sovrastruttura noi possiamo addirittura identificare la specie. Basta guardare il toro e possiamo dire ok, questo è un toro tipicamente neandertaliano perché è a doppio arco continuo, oppure forma una visiera uniforme, quindi questo reperto appartiene a Homo erectus. Nella nostra specie invece, siamo qui noi in basso a destra, vediamo come noi non abbiamo questa struttura così sviluppata come nelle altre specie. E quello che possiamo fare noi oggi quindi è cercare di applicare altre tecniche per studiare la funzione di alcune strutture anatomiche. E fino ad oggi abbiamo due teorie che in qualche modo possono spiegare la presenza di questo toro sovraorbitario. Quella più interessante è sicuramente questa qui, la seconda, che ci dice che la presenza di un toro così sviluppato nelle specie umane fossili è in relazione alla masticazione, perché noi quando mastichiamo, quando noi ci muoviamo, noi produciamo delle forze e queste forze si ripercuotono sul nostro scheletro producendo uno stress, delle piccole deformazioni e quindi secondo questi autori e altri colleghi loro ritengono che la presenza di un toro in qualche modo aiuti a eliminare, a scaricare questo stress praticamente attraverso il toro sovraorbitario. E quindi un possibile approccio è quello di applicare per esempio tecniche prese in prestito dall'ingegneria civile, le stesse tecniche che si utilizzano per calcolare il carico massimo su un ponte, oppure per la fabbricazione di alcune protesi mediche. E questa tecnica si chiama analisi di elementi finiti, è una tecnica ingegneristica e noi possiamo trattare il corpo umano come se fosse un oggetto studiato da un ingegnere. Noi possiamo calcolare, applicare delle forze ad un modello e possiamo vedere qual è lo stress, dove si produce e come si distribuisce. E il lavoro che vi farò vedere adesso è stato pubblicato da un gruppo di ricercatori dell'Università di York nel 2018 ed è un gruppo di ricercatori un po' atipico. Loro lavorano in un dipartimento di archeologia, però questo dipartimento è in collaborazione con una scuola di medicina e loro sono super esperti di anatomia, infatti insegnano anatomia agli studenti di medicina. E inoltre sono degli esperti in biomeccanica
E quindi in questo posto un po' atipico, dove questi ricercatori sono un po' esperti in anatomia scheletrica, anatomia umana, biomeccanica e evoluzione umana, riescono ad applicare queste tecniche. E quello che hanno fatto, questo è giusto per farvi vedere come ora possiamo in qualche modo studiare i reperti fossili. E noi non studiamo più il reperto fossile, la sua versione fisica, ma ora praticamente noi analizziamo e studiamo dei modelli digitali, dopo vedremo più avanti come li possiamo acquisire. E in questo caso questi autori cosa hanno fatto? Hanno preso un reperto fossile con un toro molto sviluppato e hanno creato due versioni differenti, una senza toro e uno con un toro ancora più sviluppato. Poi hanno simulato una forza dovuta alla masticazione in diversi punti dell'arcata, per esempio uno può simulare una forza a livello degli incisivi, oppure dei premolari, oppure dei molari, e poi vediamo come reagisce il nostro modello a queste forze che noi abbiamo applicato. Bene, quello che loro hanno trovato è che non ci sono differenze significative. Quindi significa che la presenza o l'assenza di un toro in realtà non è così importante per quanto riguarda la masticazione. E quindi loro hanno proposto una terza ipotesi, molto suggestiva, molto interessante, che in realtà il nostro toro, il toro nelle specie umane estinte, era in qualche modo legato a dinamiche sociali, alla selezione sessuale, come avviene tra l'altro in alcuni primati attuali. Nel mandrillo, per esempio, questa zona è evidenziata, è colorata, e nel corso dell'evoluzione la scomparsa di un toro non è che è assente la nostra specie, ma è debolmente espresso, ha cambiato anche l'inserzione di un muscolo che è presente in questa parte della nostra fronte, e quindi la scomparsa di questo impedimento fa sì che noi possiamo muovere le sopracciglia con molta, molta libertà. E infatti noi usiamo anche le sopracciglia nella comunicazione, nelle espressioni facciali. Possiamo sentire questo muscolo poggiando la mano sulla fronte e muovendo le sopracciglia. Questo, per esempio, è un modo in cui noi possiamo studiare l'evoluzione umana, dei reperti fossili, quindi specie estinte, però possiamo anche aumentare la conoscenza su noi stessi. Torniamo adesso a raccontare un po' la nostra storia e vediamo come in realtà tutta l'origine di Homo sapiens, l'inizio del nostro cammino come specie, comincia in Africa. Perché diciamo che comincia in Africa? La risposta scontata è perché i reperti fossili più antichi di Homo sapiens sono stati tutti quanti ritrovati in Africa, in diverse regioni. Qui, per esempio, abbiamo in Etiopia, a 200.000 anni, alcuni reperti. Questo si chiama Homo Kibish. Poi abbiamo Erto, a 160.000 anni, e altri reperti fossili anche, diciamo, anche nel Sudafrica, addirittura questo a 235.000 anni. Quindi immaginiamo, 200.000 anni sono tanti, però se lo confrontiamo con la storia evolutiva di tutto il genere umano, in realtà è soltanto una piccola parte. Quindi quando pensiamo all'evoluzione umana, dobbiamo pensare come una storia evolutiva lunga 2 milioni di anni, e noi ne facciamo parte da veramente poco tempo, soltanto 200-250 mila anni. Poi abbiamo anche altri reperti molto emblematici, molto intriganti, come per esempio Jabel Rud in Marocco. Questo reperto è un po' simile a noi, ma al tempo stesso molto differente. Alcuni autori dicono che questo sia il primo sapiens e la sua datazione è 300.000 anni. E in tutto il mondo, in tutte le altre regioni, non esistono altri reperti fossili, altre tracce dell'umanità
a connotazioni più vecchie di queste presentate in questa immagine. Possiamo per esempio vedere alcuni di questi reperti fossili e per esempio vediamo come alcuni di loro sono molto simili a noi, nel senso che abbiamo un cranio molto più corto e alto. Per esempio questo qui, la fila, sì, questo qui vediamo come il cranio comunque sia molto corto e alto, però il tono è ancora molto sviluppato. Questo perché nel corso dell'evoluzione umana e anche della nostra specie, via via avviene un fenomeno chiamato di gracilizzazione, cioè le strutture si assottigliano, ma anche se confrontassimo per esempio il nostro apparato scheletrico con quello per esempio di popolazioni di 10.000 anni fa, notiamo anche le stesse differenze, le stesse cose. Noi via via, con la tecnologia, con l'utilizzo del fuoco, con la società moderna, abbiamo perso un po' le nostre caratteristiche originali. E questo è avvenuto anche, diciamo, ci sono anche leggere differenze anatomiche tra questi reperti di 250.000 anni fa e noi oggi. Però, se notiamo bene, per esempio, un cranio così di questa morfologia, di questa forma, quindi corto però alto, una faccia piatta, questi sono tutti indizi che ci dicono che questi fossili appartengono alla specie di Homo sapiens. E ne troviamo diversi. Qui tutti i primi 6 reperti fossili sono stati trovati in Africa, anche il 7º, l'8º, il 9º e il 10º, e poi abbiamo questi ultimi 2 reperti fossili che in realtà sono stati trovati in Israele, una datazione tra 120.000 e 130.000 anni. Quindi già cominciamo un attimo a ricostruire un po' quello che è successo. Quindi ci siamo originati come specie in Africa e poi gli altri reperti al di fuori dell'Africa, i primi, sono presenti nel Medio Oriente, con una datazione di 130.000 anni. Quindi significa che sono passati almeno 100.000 anni o qualcosa del genere prima che l'uomo, che Homo sapiens, lasciasse l'Africa. Ovviamente questo è dovuto a una serie di migrazioni, di espansioni dell'areale, di esplorazione di nuove regioni e nuovi posti. E quindi con questo scenario, dopo aver visto questi pochi fossili, noi possiamo anche chiederci le ragioni per cui noi siamo leggermente differenti gli uni dagli altri. Per esempio, perché alcune popolazioni sono più simili tra loro e altre sono più diverse tra loro? Oppure un'altra domanda che ci possiamo porre è: ma siamo in realtà veramente così diversi gli uni dagli altri? E per spiegare la variabilità, le differenze presenti in noi oggi, ci sono due ipotesi, due scenari differenti. Il primo è un modello multiregionale che dice semplicemente che in realtà da Homo erectus in poi, da Homo ergaster in poi, non ci sono diverse specie, è tutto in evoluzione continua, è tutto Homo sapiens. Noi che viviamo adesso in Europa, per esempio, nei nostri geni c'è parte del genoma del Neanderthal, perché il Neanderthal anch'esso viveva in Europa. Oppure in Africa era presente Homo ergaster, e quindi le popolazioni africane sono più affini, per esempio, a quelle specie umane fossili che vivevano in Africa. E così via, fino a elencare tutte le varie popolazioni e le varie regioni geografiche. Poi, invece, c'è un secondo modello, che è il modello out of Africa, cioè di un'unica origine africana della nostra specie, che poi attraverso le rotte di migrazione, ondate di migrazione, ha colonizzato e è riuscito ad arrivare anche, diciamo, in altre regioni del globo terrestre. E quindi ci sono questi due modelli. E adesso vediamo quale di questi due modelli è quello più ragionevole, quello più giusto,
quelle più, diciamo, supportate scientificamente. Talvolta nella ricerca scientifica accade che magari viene pubblicato un articolo che rivoluzionerà per sempre quella disciplina. E uno di questi articoli è questo qui, era il 1987, c'è questo articolo di 5 parole, Mitochondria, DNA and Human Evolution. Quindi 4 parole in cui troviamo 2 parole che ci indicano la nascita dell'antropologia molecolare e poi Human Evolution, la nostra storia. E questo articolo di 35 anni fa ha rivoluzionato l'evoluzione umana, la biologia evoluzionistica e la biologia molecolare. Rebecca Kahn, in questo lavoro, ha analizzato il DNA mitocondriale. Vi spiego brevemente cos'è il DNA mitocondriale. Nelle nostre cellule noi abbiamo un codice genetico che è presente nel nucleo cellulare e lì c'è tutta l'informazione genetica, per esempio sul nostro colore degli occhi, dei capelli, la predisposizione genetica a certe malattie, il sesso e così via. E poi c'è anche un altro pezzettino di genoma al di fuori del nucleo che si chiama DNA mitocondriale. Questo DNA è circolare, è molto resistente, facile da sequenziare e poi ci sono dei geni importanti e tra un gene e l'altro delle piccole regioni di raccordo che in realtà non hanno nessuna funzione. E una cosa interessante del DNA qual è? Che ogni tanto, ogni tot di generazioni, dopo un tot di tempo, avvengono delle mutazioni. Immaginate di scrivere e riscrivere la stessa storia, per esempio, con una macchina da scrivere, e per esempio ogni centesimo tentativo, la centesima copia, c'è un piccolo errore di battitura. Queste sono le mutazioni che noi possiamo trovare nel DNA. Bene, Rebecca Kahn cosa ha fatto? Hanno analizzato il DNA mitocondriale, quindi questi cerchietti qui, che sono le nostre cellule, prelevato da 147 persone provenienti da diverse parti del mondo e hanno confrontato tutta la sequenza di questo DNA e hanno confrontato questi errori di battitura. In questo modo sono usciti a ricostruire un po' un network di parentele tra queste 147 persone. E quello che è stato trovato è essenzialmente che noi abbiamo un'origine africana, che tutte queste copie risalgono in realtà ad una donna africana vissuta 200.000 anni fa. Perché donna e non uomo? Perché il DNA mitocondriale viene ereditato soltanto per via materna. Questo significa che io possiedo il mitocondrio di mia madre, mia madre quello di mia nonna e così via. Perché durante la fecondazione, praticamente, i mitocondri dello spermatozoo non entrano nell'ovulo e quindi praticamente noi abbiamo soltanto i mitocondri per eredità materna. E quindi adesso possiamo combinare quell'informazione sui fossili con questa informazione qui derivante dall'antropologia molecolare e possiamo costruire queste mappe. Vedete? Qui c'è scritto Eva mitocondriale, perché a questa donna vissuta 200.000 anni fa in Africa è stata chiamata Eva mitocondriale. E quindi noi ci siamo originati in Africa, qui nella regione subsahariana 200.000 anni fa, abbiamo vissuto soltanto in Africa per circa 100.000 anni fa, 100.000 anni, forse qualcosina anche in più, e poi a un certo punto è avvenuto l'out of Africa. Siamo usciti fuori dall'Africa e abbiamo colonizzato le altre parti del globo terrestre. Alcune popolazioni si sono spostate, per esempio, nel sud-est asiatico, altre in Europa, però recentemente, soltanto 40.000 anni. Quindi significa che per 100.000 anni e più abbiamo vissuto solamente in Africa e poi dopo, con queste rotte ondate di migrazione, ci siamo spostati nelle altre regioni del globo terrestre, nel sud-est asiatico,
in Europa e infine, soltanto all'incirca 20.000 anni fa, abbiamo colonizzato anche le Americhe, l'America del Nord e l'America del Sud. Quindi questo è per farvi capire anche come possiamo utilizzare diverse tecniche per andare a studiare la nostra storia evolutiva, da dove è partita la nostra storia e nelle modalità con cui appunto si è evoluta nel corso del tempo. E tutti questi lavori di antropologia molecolare in realtà hanno avuto un riconoscimento quest'anno con il premio Nobel consegnato a Svante Paabo, che è stato uno dei primi a fare questa tipologia di studi sui reperti fossili umani. E vedete qui in questo articolo, ci sono una quarantina di nomi, è stato per la prima volta descritto, sequenziato un intero DNA neandertaliano. Adesso noi di Neanderthal conosciamo quasi tutto, conosciamo il loro genoma, conosciamo per esempio grazie a questo articolo e altri articoli simili, a questa tipologia di ricerche, per esempio che il colore degli occhi tipico di Neanderthal, il colore dei capelli, altri tipi di adattamenti ad ambiente freddi e soprattutto abbiamo scoperto una cosa veramente eccezionale che nessuno di noi aveva mai previsto, cioè che c'è stato un evento, diversi eventi continui di ibridazione, quindi di accoppiamento, tra i Neanderthal e i Sapiens. Quindi questo cambia un po' tutto, perché allora significa cos'è una specie se queste due specie umane erano in grado di accoppiarsi e di dare origine ad una prole fertile, allora significa che in realtà è l'unica specie. In realtà non è così, perché fenomeni di ibridazione tra due specie molto vicine, evolutivamente parlando, è una cosa abbastanza comune. E la cosa interessante di questo piccolo albero qui in basso a destra è che questi eventi di ibridazione sono avvenuti solamente con popolazioni al di fuori dell'Africa. Questo che significa? Significa che noi, nel nostro DNA, noi abbiamo una percentuale, una piccola parte del genoma neandertaliano. Noi siamo per un 3-5% neandertaliani e alcuni di questi geni sono anche molto importanti. Per esempio chi ha i capelli rossi o gli occhi verdi, quello è un gene neandertaliano che noi abbiamo ereditato tramite questi accoppiamenti tra queste due specie, mentre le popolazioni africane non hanno il genoma neandertaliano. Questo perché il Neanderthal viveva principalmente in Europa e in Asia e quindi non si sono mai incontrati le popolazioni africane di 100.000 anni fa, per esempio, con quelle neandertaliane. E questo quindi ha dato poi via ad una serie di studi per andare a capire anche la genetica e eventi di ibridazione anche con altre specie umane. E un fatto molto interessante è avvenuto qualche anno fa, quando in una grotta in Siberia sono stati rinvenuti dei piccoli frammentini, un paio di denti e una falange di 44.000 anni fa. Questa data è molto importante perché il Neanderthal si estingue 40.000 anni fa e noi cominciamo a occupare, a invadere letteralmente l'Europa e l'Asia verso questa data e quindi i ricercatori hanno detto vabbè, con le analisi morfologiche possiamo ottenere poca informazione. Proviamo a estrarre il DNA e a sequenziarlo e vediamo se questi resti appartenessero a una popolazione di Homo sapiens o di Homo neanderthalensis. E sorpresa nelle sorprese, questi frammentini in realtà appartengono ad una terza specie che non era stata mai descritta prima. E si fa riferimento ai denisoviani. Denisova. E cosa ancora più interessante, si è scoperto in realtà che questa popolazione, questa specie umana molto simile ai Neanderthal,
di cui noi non conosciamo, non abbiamo altre informazioni, non abbiamo molte informazioni, ad esempio, sull'aspetto del loro cranio, delle loro proporzioni corporee, non sappiamo nulla, però sappiamo, grazie al DNA, che questa specie è esistita, e inoltre sappiamo che questa specie si ibridava anche con l'uomo di Neanderthal. Quindi oggi noi dobbiamo in qualche modo sovrapporre l'informazione di prima, quindi quella con i ritrovamenti dei fossili, gli studi sul DNA mitocondriale a partire dalla diversità di Homo sapiens attuale, con un'altra mappa che è quella delle ibridazioni tra diverse specie umane. E questo è molto interessante perché possiamo vedere anche, appunto, possiamo ricostruire un po' anche le dinamiche sociali e culturali anche tra specie umane estinte. E sempre recentemente è stato trovato questo fossile, in realtà è stato classificato come Homo heidelbergensis, ma molto probabilmente questo cranio qui è un denisoviano. Ci sono alcuni indizi che ci fanno pensare che questo cranio, appunto, sia un denisoviano. E questo per quanto riguarda l'evoluzione umana e l'ibridazione con altre specie. Ed è interessante perché, per esempio, quello che possiamo fare è sistematicamente cercare di estrarre il DNA dai reperti fossili umani. C'è un piccolo problema che noi possiamo farlo soltanto se il reperto si conserva conservato in ottime condizioni e non possiamo andare troppo indietro nel tempo, nel senso che fino a 400.000 anni, se il reperto è conservato in maniera perfetta, si riesce a estrarre il DNA. Però, per esempio, non possiamo fare le stesse analisi su altre specie umane come le Australopithecine, perché il DNA si degrada molto facilmente. Però, grazie appunto a diverse tecniche, noi oggi abbiamo diverse informazioni sulla nostra specie e sull'evoluzione di noi come Homo sapiens. Quindi adesso la domanda sorge spontanea. Quindi cos'è la diversità umana? Questa è una definizione, per esempio, che l'umanità in realtà è semplicemente una rete di individui, di persone che si aggregano e con alcune differenze genetiche più o meno accentuate. Quindi secondo me è importante fermarci e ragionare su questo punto, cercare di vedere appunto quanto siamo diversi, se siamo diversi, e se è lecito, se ci sono delle ragioni per dividere l'umanità, per esempio, in categorie. Ci sono da tempo, noi sappiamo, per esempio, che molti parlano di razze umane, purtroppo c'è il razzismo, e vediamo se questa classificazione in categorie sia supportata o meno dalla scienza. Quindi adesso siamo un po' familiari con il DNA, quindi abbiamo visto che il DNA in qualche modo racchiude la nostra variabilità, quindi il nostro aspetto esterno, però anche possiamo anche risalire al nostro passato, alla nostra storia evolutiva. Infatti, in ognuno di noi, se noi analizzassimo il nostro DNA, potremmo ricavare un grafico a torta come quello rappresentato qui, in cui abbiamo una parte del nostro DNA che è tipica, per esempio, di noi italiani o di noi toscani e così via. Poi abbiamo una porzione del DNA che è condivisa con tutti gli altri europei, poi c'è un'altra porzione di DNA che è condivisa anche con altri continenti, e infine c'è una parte di DNA che è condivisa con tutta l'umanità, con tutti i continenti. E noi tutti abbiamo questa informazione in diverso modo, queste percentuali possono essere più grandi o più piccole, che raccontano anche una storia condivisa della storia di Homo sapiens. E se noi analizziamo, per esempio, questi grafici, per esempio ci concentriamo sulla parte più grigia, questo qua in scuro, che è quella condivisa da tutti i continenti, vediamo come sia predominante, per esempio, negli europei, in queste popolazioni asiatiche, e anche nelle popolazioni americane,
in alcune popolazioni africane, ma comunque è sempre molto alto. Mentre se noi analizziamo la parte, quella in blu o in rosso, qui o verde scuro, vediamo come questa porzione sia sempre piccolina in tutte le popolazioni analizzate. Questo che significa? Significa che dal nostro DNA, per esempio, non riusciamo a capire la nostra provenienza geografica, non riusciamo a capire, a ricostruire la nostra storia evolutiva recente. Quello perché la maggior parte dell'informazione del DNA che è presente in ognuno di noi in realtà rappresenta una parte di informazione che ho condivisa con tutti gli altri individui del pianeta Terra. E quindi per questo motivo c'è talmente tanta variabilità, perché siamo anche una specie molto recente, e quindi dividere l'umanità, cercare di dividerla in categorie, in gruppi, è semplicemente non supportato da un punto di vista scientifico. E per questo motivo la divisione, per esempio la classificazione in razze, è una cosa che non è supportata scientificamente. E quindi allora ci possiamo chiedere perché allora siamo differenti tra noi, perché per esempio il colore della pelle differisce tra diverse popolazioni. Anche in questo caso possiamo vedere se tramite delle ricerche scientifiche possiamo rispondere a questa domanda. In realtà il colore della pelle è legato principalmente a due fattori da un punto di vista evolutivo. Innanzitutto, il colore della pelle è un risultato, è influenzato da diversi geni. Quindi ci sono 10, 15, 20 differenti geni nel nostro DNA che sono responsabili del colore della pelle. E inoltre noi vediamo, se vediamo questa mappa, e vediamo come ci sia un gradiente nella colorazione della pelle dall'equatore verso il polo nord e il polo sud. Questo perché? Perché i raggi ultravioletti ovviamente sono molto più forti, in quantità maggiore all'equatore, e quindi avere una pelle scura aiuta a riflettere parte di questi raggi ultravioletti. E questo perché? Perché purtroppo i raggi ultravioletti possono creare comunque, possono influenzare l'insorgenza di tumori, per esempio, tumori della pelle. E quindi all'equatore è molto evolutivamente molto conveniente, diciamo, avere una pelle, una colorazione più scura della pelle. E quindi, secondo questo ragionamento, ok, allora dovremmo essere tutti neri perché ci aiuta a proteggerci dai tumori della pelle. E invece no, perché i raggi ultravioletti invece hanno un altro compito, un'altra funzione nel nostro organismo, e ha a che fare con la calcificazione, con lo sviluppo corretto del nostro apparato scheletrico. Infatti, i raggi ultravioletti sono coinvolti nella produzione della vitamina D3, che è coinvolta nello sviluppo del nostro sistema scheletrico. E infatti, anche per questo motivo, gli individui che hanno una colorazione della pelle scura, per esempio, e vivono in Norvegia, in posti nordici, e assumono molto vitamina D3 dalla dieta, oppure addirittura viene consigliato di fare delle lampade solari per far sì che l'ossificazione dello scheletro, appunto, sia corretta. Quindi per questo motivo c'è questo gradiente, perché questi due diversi fattori incidono. E poi il colore della pelle, abbiamo detto, e viene modulato, regolato da diversi geni, quindi è un carattere che varia molto velocemente nel tempo. Quindi in 1000-2000 anni noi possiamo avere anche dei cambiamenti drastici nel colore della pelle, proprio per questo motivo. Questo appunto è l'adattamento, la selezione naturale. Quindi un'altra cosa che ci contraddistingue dalle altre specie umane fossili, degli altri primati, abbiamo detto, è il pensiero simbolico. Noi siamo in grado di comunicare, noi siamo in grado di produrre degli strumenti che non hanno una finalità, per esempio dei braccialetti, delle collane,
Queste cose invece non sono così comuni, anzi sono praticamente assenti nelle altre specie umane. Quindi adesso cerchiamo un po' di capire quando è nato il pensiero simbolico nella nostra specie. E c'è degli studi invece che indicano come la nascita del comportamento simbolico nei Neanderthal. E infatti c'è questo flauto, questo è un osso di un orso, e praticamente la datazione tra i 50 e i 60 mila anni fa in un livello stratigrafico che ci indica la presenza dei Neanderthal. Quindi questa è stata una grande scoperta e questi autori hanno suggerito che appunto questo flauto appartenesse a degli individui neandertaliani. Addirittura, vi faccio vedere, hanno cercato di capirne il funzionamento producendo una replica. Non è questo? Eccolo qui. Praticamente si è visto che questo è un flauto con due buchi preservati e completamente funzionante. Quindi a questo punto possiamo concludere che in realtà l'origine del comportamento simbolico sia nato con i Neanderthal. In realtà la risposta è no, perché questo flauto è stato trovato in questo sito, in realtà questo tra 50 e 60 mila anni fa era presente anche un'altra specie non umana, che è la iena. In realtà è stato visto come i buchi su questo omero o femore di un orso in realtà siano stati prodotti dal morso di una iena, e per puro caso le fattezze, la morfologia di questo osso ci fa pensare appunto ad un flauto, ma in realtà il colpevole è stato gli antenati di questa iena. Le iene sono degli animali veramente specializzati nella scavenging, nello sciacallaggio e nella predazione. Con un singolo morso riescono anche a strappare un arto, quindi sono anche adattati alla masticazione e alla digestione dell'osso addirittura. E si è visto come in siti vicino a questo qui in Slovenia in realtà ci siano tanti altri flauti, ma in realtà prodotti tutti dalla iena. Quindi dobbiamo escludere il Neanderthal come il primo capace di un comportamento simbolico. Però il Neanderthal quindi era uno scimmione totalmente diverso da noi? In realtà no, perché per esempio qui in Spagna, in questo sito a Cartagena, fondato da cartaginesi, sono state trovate anche delle conchiglie con dei buchetti, anche questo in un livello occupato soltanto da Neanderthal. Comunque i Neanderthal avevano una sorta di pensiero simbolico molto, molto semplice. Infatti anche in Homo sapiens questo tipo di comportamento si osserva anche molto più indietro nel tempo, 70.000 anni o addirittura 160.000 anni fa, in un sito in Sudafrica sono stati ritrovati dei pezzi di ocra, che è un pigmento naturale che viene usato appunto come colorante. Ma e quindi non possiamo, comunque la produzione di queste conchigliette, di braccialetti, sì, è un comportamento simbolico ma non così complesso. In realtà la testimonianza più antica che abbiamo noi adesso del comportamento simbolico nel genere umano deriva da questo sito in Sudafrica, in cui si vede come questi sapiens utilizzassero l'ocra per fare questi tipi di disegni geometrici. E sembra una cosa molto semplice, ma in realtà la produzione deliberata di
dei segni di questo genere ci indica in realtà la nascita del comportamento simbolico. Niente a che fare con l'arte simbolica di oggi, e questo è avvenuto 70.000 anni fa in Africa, però le prime testimonianze dell'utilizzo di ocra risalgono a 160.000 anni. Quindi la nostra specie compare 250.000 anni fa, forse 200.000. Già a 160.000 abbiamo questa manifestazione del pensiero simbolico, che però è molto differente dal comportamento simbolico che conosciamo noi oggi. E infatti dobbiamo aspettare molti anni, circa 100.000 anni, prima di ritrovare questa espressione del pensiero simbolico. E queste sono molto antiche, risalgono a 35.000 anni fa, 40.000, 20.000, 17.000, e queste sono delle vere e proprie opere d'arte. In alcune di queste arti rupestri vediamo anche, per esempio, le impronte delle mani, e questo indica proprio la coscienza di noi stessi. In questo caso questo individuo ha potuto comunicare agli altri individui del gruppo la propria esistenza. Quindi qui c'è la coscienza di sé, qui c'è una raffigurazione della fauna e del paesaggio attorno a questi siti, a questi ripari. Quindi questo è il pensiero simbolico che noi conosciamo oggi, ed è avvenuto all'incirca 40.000 anni fa. Quindi c'è un'interruzione tra la nascita del pensiero simbolico molto semplice fino alle manifestazioni più complesse. Cerchiamo di capire il motivo di queste differenze. E è una cosa anche molto importante, che è legata sicuramente al pensiero simbolico, e anche il linguaggio. E questo è un aspetto molto interessante, molto complesso. Non abbiamo molte informazioni, perché ovviamente il linguaggio non fossilizza, e quello che possiamo fare noi oggi è semplicemente studiare noi stessi, studiare il nostro cervello e capire, per esempio, se ci sono tracce della nascita del linguaggio. Vi dico soltanto praticamente che ci sono varie teorie, una in particolare che è ben supportata da diversi risultati sperimentali, e che in realtà esiste una connessione tra la produzione di manufatti litici, come questi, con il linguaggio. Perché quando noi produciamo dei manufatti molto semplici, si attivano alcune aree del cervello; quando noi invece produciamo degli strumenti molto più complessi, in realtà si attivano aree come l'area di Broca, questa qui, che si trova sul lobo frontale, che è legata al linguaggio. Quindi questi archeologi sperimentali, con questa tipologia di esperimenti, hanno proposto quindi una coevoluzione tra la produzione di manufatti litici e la nascita del linguaggio. E oggi possiamo fare questo tipo di esperimenti in cui indossiamo un caschetto con degli elettrodi e mentre eseguiamo una task, un compito, possiamo misurare l'attività cerebrale. Quindi è questo quello che possiamo fare noi oggi per indagare, per esempio, la nascita del linguaggio. Ma come abbiamo detto prima, tra le prime manifestazioni di un pensiero simbolico molto, molto semplice con il pensiero simbolico complesso come lo conosciamo noi oggi, sono passati circa 100.000 anni. Quindi vediamo se riusciamo a capire il motivo di questo salto così lungo nella nostra storia evolutiva. Per fare questo possiamo utilizzare alcune strumentazioni usate in medicina, ovvero la TAC medicale. Quello che fa questo strumento è semplicemente mettere un fascio di raggi X attraversano l'oggetto, e quindi noi abbiamo un'informazione si chiama radiodensità, ma a noi non interessa. Quello che interessa a noi è che noi possiamo usare questo strumento per creare delle fettine, delle sezioni di un oggetto, di un reperto fossile per esempio, e possiamo poi creare un modello tridimensionale.
Ecco, in questo modo vedete qui ci sono tipo le varie sezioni, per esempio, di un corpo umano, mentre questo è, mentre noi utilizziamo la TAC ad un ospedale romano per analizzare alcuni fossili. E, vi faccio vedere come l'aspetto di una TAC. Questo è il cranio di uno scimpanzé. Eccolo. Quindi noi possiamo acquisire queste sezioni, queste fettine del cranio, per esempio, di uno scimpanzé, e poi possiamo studiarne anche, per esempio, la parte interna, questa qui, che si chiama calco, questo è il segnale di prima, questo calco endocraniale che è l'impronta del cervello. E quindi grazie in questo caso anche all'utilizzo di tecniche prese in prestito da altre discipline possiamo fare degli studi dettagliati sul cervello, perché noi possiamo acquisire quindi i reperti fossili umani e possiamo riempire questo vuoto all'interno della scatola cranica con un materiale fittizio e poi possiamo studiarne la morfologia. Vi ricordate all'inizio abbiamo detto che il Neanderthal ha un cranio allungato? Eccolo qui, questo è un cranio allungato, mentre noi abbiamo un cranio molto più corto e alto e ovviamente anche il nostro cervello. Il nostro cervello è più globulare, più la forma di una sfera, mentre il cervello del Neanderthal è veramente tanto diverso dal nostro. Quindi per esempio in queste due specie così vicine filogeneticamente la morfologia, la forma del cervello è completamente differente. E prima abbiamo parlato di encefalizzazione, abbiamo detto che il cervello di uno scimpanzé, il volume si aggira circa 400 centimetri cubici, mentre la nostra specie è pari a circa 1400. E questo trend di encefalizzazione in realtà non è soltanto tipico dell'uomo, ma in realtà è condiviso in tutta la storia evolutiva dei primati. Quindi significa che c'è un trend, una tendenza in tutta la storia evolutiva dei primati ad un aumento del volume encefalico, quindi il volume del cervello. Però negli ominini, siamo noi qui, vediamo come la pendenza di questa retta è molto più ripida. E questo ci indica che nella nostra storia evolutiva invece c'è stato un drastico aumento, ancora più forte di questo trend generale nei primati. E se andiamo ancora a guardare con più attenzione nella nostra storia evolutiva, vediamo come appunto, soprattutto da Homo habilis in poi, ci sia stato un incremento veramente importante del volume del cervello, con i Neanderthal in realtà che sono in testa in questa classifica di capacità cranica, avevano un volume encefalico più grande del nostro. E in realtà questo ha a che fare anche con il parto, perché abbiamo visto inizialmente che cosa ci rende umani non è soltanto la presenza di un grosso cervello, ma è anche il nostro modo di camminare, la locomozione cosiddetta bipede. E la cosa interessante è che questi due fenomeni sono in contrasto l'uno con l'altro, perché avere un cervello più grande da adulti significa anche avere un cervello più grande da neonati. E questo è un problema che molti di noi conosciamo, che sono dei problemi legati per esempio al parto. E infatti nella nostra specie fino a 100 anni fa c'era una selezione molto forte del peso del neonato alla nascita, si girava sui 3,2 kg, mentre adesso invece c'è molta variabilità, 2,7 kg, 3,4 kg, 3,5 kg. Per questo perché adesso con la tecnologia possiamo comunque, con la medicina moderna, possiamo comunque garantire la sopravvivenza della madre e del nascituro. La cosa interessante è che nella storia evolutiva del genere umano c'è stato un cambiamento veramente importante, perché nello scimpanzé, durante il parto, il bambino guarda praticamente
il nascituro e la madre si guardano negli occhi, mentre nella nostra specie in realtà la testa del bambino del nascituro è girata al contrario, guarda per esempio il pavimento. E nelle australopitecine in realtà si vede traccia di questo cambiamento così importante durante il parto, perché nelle australopitecine il nascituro è orientato praticamente lateralmente. E perché questo cambiamento? Perché la presenza di un volume encefalico molto grande crea dei problemi nella nostra specie. E da un punto di vista evolutivo c'è stata anche un'altra strategia evolutiva, che è quella di nascere leggermente prematuri. Noi nasciamo come Homo sapiens un po' prematuri. Infatti, lo sappiamo tutti che il primo anno di vita di un bambino nella nostra specie è completamente dipendente dai genitori. E la cosa importante è che però quindi il neonato cresce ed è recettivo agli stimoli esterni con dei ritmi di crescita molto accelerati, ritmi di crescita fetali. E vediamo questo come può avere influenzato la nostra storia evolutiva. Quindi abbiamo detto che fino a Homo neanderthalensis c'è stata una tendenza all'aumento del volume del cervello, però in una direzione antero-posteriore. Questi cervelli sono molto allungati. Nella nostra specie invece c'è un cambio drastico di questa morfologia. E vediamo cosa succede dalla nascita fino all'età adulta. Questo è un grafico che, prima cosa, abbiamo dei fossili di neonati neandertaliani che sono veramente molto importanti e quindi ci permettono di comparare per esempio le prime fasi di crescita del cervello nei Neanderthal e nei Sapiens e forse troveremo qualche risposta. La cosa interessante è che qui in rosso questa è la crescita del Neanderthal, vedete c'è una curva continua così, mentre nella nostra specie dalla nascita c'è una linea verticale e poi segue quasi la traiettoria del Neanderthal. Questa differenza nel primo tratto, nei primi 9-10 mesi della vita dei neonati, dei nuovi individui di Homo sapiens, è perché il cervello cresce in altezza. Quindi noi nasciamo con un cervello relativamente allungato in lunghezza, però nel primo anno di vita dei neonati praticamente il cervello cresce in altezza. Questa si chiama globularizzazione, ovvero c'è una crescita verticale nei primi mesi di vita e questo carattere è assente invece nel Neanderthal e nelle altre specie umane. Quindi forse è proprio qui che dobbiamo indagare questo aspetto per capire se in qualche modo è connesso con la nascita del pensiero simbolico, oppure se è connesso comunque con le capacità cognitive complesse che noi abbiamo. E infatti quello che possiamo vedere è che nel corso del tempo, anche negli adulti, questi siamo noi e invece questi sono i primi reperti di Homo sapiens scoperti in Africa. Vediamo come nel corso del tempo ci sia stato anche negli adulti questo trend nel possedere un cervello più globulare. E guarda caso il salto che abbiamo lungo 100.000 anni coincide in realtà con queste differenze nella morfologia del nostro cervello e coincide anche con la nascita e l'espressione del pensiero simbolico. Quindi molto probabilmente in realtà la nascita del pensiero simbolico è dovuto anche a questo cambio strutturale nella forma del nostro cervello. Questo perché? Perché una forma più globulare, in realtà i centri funzionali del cervello sono più vicini, quindi le connessioni sono più veloci e quindi probabilmente questa è stata una delle cause scatenanti per quanto riguarda la nascita del pensiero simbolico. Grazie a tutti per l'attenzione. Lasciamo bere un pochino. Sì, ho fatto poche pause. Sì, in effetti sì. Dunque,
Tante domande, tante cose. Volevo, quando hai fatto, ritornare alla slide dove c'è l'attività dell'uomo di oggi, no, di fare strumenti, l'attivazione delle aree. Sì. Ecco, questa qua. Nella, come strumenti hai messo un chopper, quello più semplice, no? Quello in basso. Mentre quell'altro tipo di strumenti sono la tecnica Levallois, mi sembra. Tecnica Levallois che è tipica dei neandertaliani. Anche. Ciò vuol dire che c'è il dibattito, no? Se i neandertaliani potevano in qualche modo, avevano un linguaggio fra loro e poi potevano comunicare. Quindi c'è una risposta da questo punto di vista oppure? La risposta in realtà è che probabilmente nel corso dell'evoluzione umana, cioè qual è la differenza tra questo strumento lì? Questo strumento litico è semplicemente un sasso con scheggiato, mentre con la tecnica Levallois noi in realtà dobbiamo ritoccare in maniera differente il manufatto litico e poi con un colpo secco andiamo ad estrarre una scheggia. Quindi significa che per estrarre questa scheggia in realtà avviene una pianificazione. Per creare questo oggetto finale in realtà io devo operare una sorta di catena di montaggio e quindi io pianifico, immagino la creazione di questo oggetto e per fare questo riproduco una serie di movimenti. E si è visto che quando noi facciamo questo tipo di operazione si attiva l'area di Broca, questa area qui. È la stessa area che si attiva quando noi comunichiamo, parliamo. Questo non significa che per esempio il Neanderthal fosse in grado di parlare, ma significa semplicemente che l'evoluzione dei manufatti litici cioè significa che quest'area di Broca inizialmente è nata, era coinvolta nella fabbricazione di produzione di manufatti litici e poi nel corso dell'evoluzione ha assunto anche un'altra funzione che è quella del linguaggio come lo conosciamo noi oggi. Quindi un fenomeno di esattazione, se non sì, dico, sì, sì, è una sì, esatto. E nasce per un'altra cosa e poi viene. Esatto, esattamente. È una funzione nata per un'altra cosa che poi nel corso dell'evoluzione è stata in qualche modo riutilizzata per una funzione totalmente differente. Questa è una delle teorie più accreditate oggi. È molto interessante questa tipologia di studi che adesso diversi centri di ricerca stanno facendo, insomma, per studiare il legame tra produzione di manufatti litici e nascita del linguaggio. Altre domande? Io mi ha affascinato perché il modo di vederlo 20 anni fa lavoravo a Mullo e c'era il dibattito. C'era il dibattito se gli Etruschi. Lavoravo per altre cose nella zona e ci fu l'università di Pisa, mi sembra, è un'università americana che c'era il dibattito se gli Etruschi derivavano da popolazioni turche della Lidia oppure erano autoctone toscane e presero tutti gli abitanti di Mullo e fecero il DNA micromondiale. E vedo che gli abitanti di Mullo sono i discendenti più diretti degli Etruschi, sono gli Etruschi più toscani di tutti. Ecco, e da questo vedo che gli Etruschi erano una popolazione autoctona del genere italico e non derivata da una migrazione da vicino Oriente. Ecco. Però ecco, esaminarono proprio tutti i bisogni femminili, perché il bisogno è femminile, però da questo deduzio ecco, è il discorso che ha fatto l'editore. E c'è un bellissimo museo, questa è un'altra storia. Allora, c'è un'altra domanda di qualcuno? Vorrei sapere una cosa, è possibile tornare un attimo sulla slide quella del parto? Questa, il bacino centrale quindi diceva che sono le australopitecine, sì, e
c'è quindi questa rotazione parziale, da cosa deriva questo tipo di informazione? Dalla noi della che quanto riguarda per quanto riguarda le astropiticine, noi abbiamo per esempio della fossili del cinto pelvico del bacino, e sono state fatte alcune simulazioni simulando, predicendo la forma del cranio nei neonati, in Australopithecus, e poi hanno visto che l'unico passaggio possibile fosse proprio questo qui, quindi con una rotazione, e in realtà questa informazione che abbiamo noi oggi giustifica anche il motivo di una differenza di posizione, per esempio, negli scimpanzé. Quindi significa che nel corso dell'evoluzione c'è stato questo, è stato quasi un controprodotto, diciamo, dovuto all'aumento del volume encefalico e all'acquisizione di una locomozione bipede. Non so se sono stato disattento, ma quindi la sostituzione dei sapiens nei confronti dei neandertaliani può essere attribuita allo sviluppo del pensiero simbolico. Ma c'è un collegamento con quello che alcuni storici chiamano la rivoluzione cognitiva? Ed è la stessa cosa, lo stesso fenomeno? Forse sono troppo vicino. È lo stesso fenomeno? E se sono diverse, qual è la differenza temporale fra le due? Grazie, una domanda molto, molto interessante. Sì, sono un po' la stessa cosa, diciamo, come intendiamo lo stesso concetto. La cosa interessante è che notare che nel record paleoantropologico in Europa e in Asia noi troviamo sempre la presenza dell'uomo di Neanderthal, per esempio 80.000, 70.000, 60.000, poi a 40.000 anni in realtà dopo non c'è più il Neanderthal, compare il Sapiens. Quindi a un certo punto il Sapiens ha letteralmente sostituito il Neanderthal, e questo ci indica che come ci fosse una competizione molto forte tra queste due specie, e probabilmente anche la capacità di un pensiero simbolico è stata una delle cause dell'estinzione del Neanderthal. Ma in realtà un altro fenomeno messo in relazione con l'estinzione del Neanderthal sono i cambiamenti e il cambiamento ambientale, perché il Neanderthal era adattato a un clima leggermente differente, e quindi in realtà con il cambiamento delle condizioni climatiche e ambientali, quello anche è stata una concausa dell'estinzione del Neanderthal. Sì, ringraziamo i ragazzi che sono andati via, hanno il treno e quindi devono andare. Comunque la loro presenza è sempre gradita, anche nelle prossime magari cicli di conferenze faremo sicuramente, perché me l'hanno promesso l'anno prossimo, per cui i ragazzi sempre ben accetti. Sì, volevo fare una domanda, mi sono dimenticato. Vabbè, quando mi viene in mente poi la rifaccio. No, c'è una domanda. Il bello della diretta, capito? No, il Sapiens ormai è diventato io ho una domanda molto semplice. Lì si parla di DNA estratto da un cranio di 400.000 anni, dico bene? Ecco, ma questo DNA acido zoossinguro molecola anche delicata, cioè com'è che si conserva da 400.000 anni? Dove sta? Dentro le ossa? Dentro? È protetto in qualche modo, perché probabilmente viene segato un pezzettino d'osso, se viene fatto, ecco, perché mi sembra, ecco, cioè, una molecola organica che dura 400.000 anni è una cosa un po' sorprendente, insomma, ecco. Sì,
Sì, no, rispondo volentieri a questa domanda. In realtà sì, quello che si fa è si sacrifica un pezzettino del reperto fossile, si va alla ricerca della componente organica dell'osso, il collagene. 400.000 anni fa è una rarità, infatti è successo soltanto in un sito spagnolo, ad Atapuerca, perché in le condizioni... Sì, perché in quella ad Atapuerca le condizioni di fossilizzazione, di preservazione, scusate, dei reperti sono praticamente perfette. E quindi in quel caso si è riuscito a estrarre benissimo il DNA. In altri reperti, magari 30, 40, 50, 100.000 anni fa, è più complesso, però fino a queste date riusciamo comunque ad estrarre la parte organica, appunto, del tessuto osseo. Però, per esempio, in altri casi, con reperti anche molto più recenti, per esempio di 30.000 anni fa, talvolta non si riesce a estrarre il DNA, perché magari le condizioni ambientali sono differenti, magari il terreno è molto acido e quindi il DNA si degrada. Quindi dobbiamo essere molto fortunati per trovare un reperto con delle sequenze di DNA che sono preservate, che sono conservate. Mi sono ricordato la domanda. Diciamo, il DNA si trova anche, io ho letto, che viene trovato anche nel terreno senza resti fossili. Quindi si può trovare il DNA umano, neandertaliano o di altre specie, anche se non ci sono le ossa da cui estrarlo. Ecco, è possibile, esiste questa possibilità. Sì, infatti adesso gli scavi, che sono molto più complessi, infatti molto spesso indossano, io non partecipo tantissimo agli scavi paleoantropologici, però di norma uno appunto indossa dei guanti, delle mascherine per evitare la contaminazione, e quindi quello che si può fare è estrarre, campionare della piccole porzioni del sedimento e cercare lì dentro direttamente il DNA. E così, e in questo modo, per esempio, ci sono diversi studi che hanno trovato del DNA neandertaliano in alcuni siti, senza trovare in realtà fossili neandertaliani. Ed è anche questa una delle ragioni per le quali praticamente Svante Papa ha vinto il Nobel, quest'anno, perché è stato il primo a sviluppare queste tecniche che hanno letteralmente rivoluzionato l'evoluzione umana. Senti, ma fossili di 1 milione di anni fa, che si può capire dal punto di vista genomico? Poco, no, niente, a meno che non ci siano cose eccezionali di ritrovamenti, ma a livello proteico si può, dal collagene, da qualcosa che può rimanere ancora fino a noi, insomma, a partire da 1 milione di anni fa, dal proteoma, insomma, non dal genoma, ma dal proteoma, si può ricavare qualche informazione? Sì, certo, ci sono anche questi tipi di ricerche adesso, per esempio possiamo studiare le proteine, gli aminoacidi presenti nel tartaro, e a partire da questa analisi appunto delle proteine e degli aminoacidi possiamo poi cercare per esempio ricostruire la dieta di una specie fossile. Questo viene fatto molto con i Neanderthal, sono anche le applicazioni su specie mare un po' più diciamo, antiche. L'altra cosa che possiamo fare, per esempio, su un fossile di 1 milione di anni, possiamo quindi fare un'attacca medicale, studiare la forma, la morfologia del cervello. Se abbiamo delle ossa lunghe, per esempio, possiamo andare a studiare la morfologia della parte centrale delle ossa lunghe, perché in base alla morfologia di queste sezioni noi possiamo capire anche, per esempio, il tipo di locomozione, o in popolazioni umane più recenti possiamo cercare di ricostruire per esempio anche gli stili di vita. Quindi sono diversi, diciamo, c'è una suite di diverse tecniche che possiamo applicare oggi. Ovviamente quando si tratta di reperti più recenti è auspicabile il fatto di trovare anche del DNA preservato, però anche senza DNA comunque possiamo applicare tecniche di biomeccanica, di morfologia, di paleoneurologia per ottenere più informazioni possibili.
Sì, sì, si ritorna un po' alla slide del colore della pelle. Allora, praticamente ci è presentato il motivo per cui la pelle è nera come una conseguenza del fatto che altrimenti i raggi ultravioletti potrebbero creare dei tumori, no? Mi convince molto di più l'ipotesi invece del folato. Per quale motivo? Perché se succedesse che i raggi ultravioletti, succede che i raggi ultravioletti provano tumori, però avviene un'età talmente avanzata che ormai il soggetto si è già riprodotto e quindi da un punto di vista darwiniano è insignificante. Invece l'ipotesi in folato è più convincente, anche perché i primati sono dei pelle chiara, quindi scimpanzé e gorilla sono chiari e quindi noi siamo diventati neri, non magari come sapiens, ma come una specie precedente, per evitare la distruzione di folato delle nate. E quindi voglio sapere. Sì, anche questa è una domanda molto, molto interessante. Sì, in realtà sì, il folato è fondamentale, ovviamente, però è anche quando il folato è un aminoacido che viene formato nella produzione della vitamina D3 che è legato alla corretta ossificazione. Però non dimentichiamoci che, per esempio, in individui con la pelle chiara, la percentuale di sviluppare tumori della pelle e di morire del tumore della pelle è 10 volte maggiore rispetto a quella con la pelle più scura. E nel corso dell'evoluzione, poi, questi adattamenti hanno molto tempo per realizzarsi, quindi anche un piccolo vantaggio evolutivo alla lunga poi verrà selezionato positivamente. Quindi penso che tutti e due i fattori siano importanti. Sicuramente quello legato alla produzione della vitamina D3, questo è molto più forte in termini evolutivi e adattativi. Lo vediamo anche noi oggi, quindi. Allora ringraziamo, se non ci sono altre. Bene, se non ci sono altre domande, un grande applauso. Grazie a tutti, speriamo di riaverlo con noi, Antonio Proficco, l'anno prossimo, perché parleremo ancora con le nuove scoperte, perché fra l'altro noi si potrebbe la lancio, insomma, non una pietra, perché insomma, diciamo, volevo dire, si potrebbe anche organizzare qualcosa di sull'attualità, sulle nuove scoperte, cioè ora la parte che diciamo che è nella letteratura la sappiamo, però tutti gli anni ci sono nuove, e quindi fare una specie di resoconto annuale di quello che sappiamo di nuovo. Ora non è che voglio copiare la scuola di paleoantropologia di Perugia, no, però gli insegnanti ci sono quelli della scuola, per cui fare anche a Montelupo una piccola giornata, no? Un Darwin Day, un qualcosa di questo tipo, per aggiornarci sulle ultime scoperte, insomma. Questo è quello che si può fare con l'aiuto dell'amministrazione comunale e ovviamente con l'aiuto dei ragazzi, perché mi dicono, ma come mai li trovi tutti giovani? Perché sono giovani, perché è giusto che c'è il cambiamento è giusto, no? I vecchi se ne devono andare e arrivano loro. Quindi grazie a Antonio un'altra volta, grazie davvero.